Wow. You're still here. Okay. I hope you're not upset. I did that to get rid of those folks who just wouldn't understand me and don't even want to try. Actually, the movie is really great. It's just filled with colorful characters, like the one I just did and the one I'm doing now. Our story begins. Back in Great Neck, Long Island. Jim Carrey nasce il 17 gennaio del 1962 a Newmarket, in Canada. Cresce in condizioni economiche non troppo agiate, che costringono lui e la sua famiglia a vivere per un periodo addirittura in un furgone. Jim è un bambino magrissimo con le lentiggini, appassionato dei film di Jerry Lewis e James Stewart, che sperimentava le prime smorfie e le imitazioni di varie star del cinema nella sua camera da letto. His first appearance on American television. Would you welcome Jim Carrey? Jim! A 16 anni lascia gli studi. Preferisce vivere come comico a tempo pieno. Allo specchio, Jim si allenava con mille smorfie. Dà vita ai volti di tutti i personaggi che verranno. Il profilo di scimmia di Ace Ventura, la maschera psichedelica di The Mask, la risata dell'autista di Scemo e più Scemo, i movimenti da ballerino dell'enigmista, il sorriso costruito di The Truman Show, lo sguardo pieno di solitudine di Andy Kaufman, le due facce del poliziotto di Io, Me e Irene, il ghigno del Grinch. Smorfie che oggi valgono 40 miliardi a film. And the winner is Jim Carrey, Man on the Moon. Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey in The Truman Show. Dopo un po' di anni, quel ragazzino diviene l'attore che interpreta fin dall'enorme successo, il divo amato da milioni di fan. Hello. Wow, this is a surprise. Gosh. Another one. La comicità di Jim Carrey dà una bella scossa ad Hollywood e la rende più spoken. Ma quali sono le cause di questo successo? Si dice che Jim sia allo stesso tempo uomo, cartone animato ed effetto speciale. La mimica di Carrey ha una capacità eccezionale di dar vita a sempre diverse configurazioni del suo volto. Il suo viso è una sorta di morphing. Il mento si allunga, la bocca si increspa, gli occhi si stringono, una mutazione continua. Il passaggio da un assetto di muscoli facciali ad un altro è rapidissimo e inaspettato. Ad esempio, le sopracciglia sembrano muoversi per conto proprio. Chuck Russell, regista di The Mask, ha dichiarato di aver risparmiato oltre $1 milione in effetti speciali semplicemente grazie alle facce di Jim. Il suo corpo è completamente snodato. In questa scena sembra seguire una legge di gravità diversa da quelle degli altri esseri umani.
I suoi spostamenti nello spazio sono simili ai movimenti del suo volto, mutevoli, improvvisi e rapidi. See ya. Si può dire che riempiano l'ambiente, lo definiscano. This land holds great beauty. Carrie lavora anche sulla voce. Può divenire roca e profonda. Oppure sottile. Grazie a queste grandi capacità espressive e a un'intelligenza emotiva che lo porta ad entrare pienamente nei personaggi che interpreta, Carrie è capace di interpretare ruoli diversi, non solo comici. Personaggi malinconici o addirittura tragici. Sure you're not gonna miss this guy? When he's gone, all that's left is me. In un certo senso è arrivato il momento di buttare la maschera nel fiume e mostrare la propria faccia senza travestimenti. Il primo film senza maschere è Bugiardo Bugiardo. I love you more than anything else in the world, Max. And you know it's true. Con The Truman Show dimostra la sua piena maturità espressiva. Niente smorfie, versacci o battute scurrili. Nel film recita con un misto di innocenza e vulnerabilità, sfoderando un sorriso gentile e mesto. Good afternoon, good evening and good night. Yeah. Da allora Carrie ha interpretato altri personaggi non comici. When I put that mask on, I can do anything. Be anything. Viene scelto come protagonista di Man on the Moon. Se mi lasci ti cancello. I guess I just woke up in a funk this morning. I gotta get my car fixed. Number 23. Oggi, quando Jim si guarda allo specchio come da bambino quando provava nuove smorfie, vede uno dei più famosi comici al mondo. What's a dream?